Dobar dan, moje ime je Eugen Ban in vam kličem dobrodošli na spletni prireditvi ob dnevu varčevanja, ki jo prireja Zadružna Kraška banka Trzgorica. Buonasera a tutti, mi chiamo Eugen Ban e vi do il benvenuto all'evento in occasione della giornata mondiale del risparmio organizzato dalla ZKB, Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia. Živimo u jezikovnem mešanem prostoru, zato bo dogodek potekao dvojezično. Viviamo in luoghi in cui coesistono due lingue e due culture, perciò il nostro sarà un evento bilingue. Ene in 30. Oktober je svetovni dan varčevanja. Praznujemo ga že od leta 1924, ko so se v Milano zbrali predstavniki 700 hranilnic iz 27 držav, da bi ozavestili posameznike in podjetja o pomembnosti varčevanja kot temelj za blaginjo in napredek celotne družbe. Allora, il 31 ottobre è la giornata mondiale del risparmio. La celebriamo dal 1924, quando a Milano si riunirono i rappresentanti di 700 casse di risparmio di 27 paesi, con l'intento di sensibilizzare le persone e l'impresa all'importanza del risparmio come fondamento per il benessere e il progresso della società nel suo insieme. Kot vsako leto od dnevu varčevanja Zadružna Kraška banka Trzgorica nagovarja mlade in otroke, torej tudi vas, dragi mladi in otroci, ki ste pred ekranom, s katerimi želi deliti svoje vrednote in nagradi najuspešnejše učenke in učence zadnjih razredov osnovnih in srednjih šol. Come ogni anno, in occasione della giornata mondiale del risparmio, la ZKB Trieste Gorizia si rivolge ai giovani e ai bambini, quindi anche a voi cari ragazzi che siete all'ascolto, con i quali vuole condividere i propri valori e premia, questa è la cosa più bella, i migliori alunni e studenti delle ultime classi delle scuole elementari e medie. Zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa letošnje nagrajevanje poteka nekoliko kasneje kot ponavadi in tu seveda v tej spletni obliki. A causa delle misure contro la diffusione del nuovo coronavirus, la premiazione di quest'anno si svolge online e una data, insomma, diversa dal solito. Scupa i pomotori preciveli in aslednio uro e vi invito a passare con noi quindi la nostra prossima ora e dare già adesso il benvenuto al nostro primo ospite. Torije čas da predamo besedo našemu prvom gostu, z nami je e con noi predsednik Zadružne Kraške banke Trzgorica, il presidente della ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia, Adriano Kovačić. Adriano, tebi besedo. Hvala Eugen in dober dan in lepo zdrav strani Zadružne Kraške banke Trzgorica. Posebno dobrodošlico namenjam vam, mladim šolarjem, prisotnim staršem, ravnateljem in celotnemu učnemu osebju naših šol. In veliko hvala za vse to, kar delate za naše mlade. A nome della ZKB, Credito Cooperativo di Trieste Gorizia, un cordiale saluto a tutti voi, giovani studenti, ai vostri genitori, ai presidi e alle vostre maestre. Un grazie di cuore per tutto quello che state facendo per i nostri giovani. Današnja pobuda je za našo banko pomembna, ker se o svetovnem dnevu varčevanja spomnimo na naše mlade, ki so bodočnost naše skupnosti. Leto 2020 bo v zgodovino zapisano kot posebno leto, saj sta ga zaznamovala epidemija in cela vrsta trenutkov, ki jih doživljamo dan za dnem. Zato se tudi današnje nagrajevanje bo odvijalo na poseben način, na drugačen način, kot smo bili navajeni v prejšnjih letih. Naša banka želi ob svetovnem dnevu varčevanja povedati tudi, posredovati tudi naše vrednote, naše zadružne vrednote, razmisliti o pravilnem in etičnem ravnanju z denarjem in z drugimi materialnimi dobrinami. Saj smo prepričani, da kakovost življenja ni odvisno samo od materialnih dobrin, ampak od cela vrsta drugih družbenih odnosov, od okolja, od izobraževanja. In questi mesi di quest'anno così speciale, la nostra banca ha rinunciato a moltissimi eventi e iniziative che di solito organizzavamo ogni anno. Ma a questa, che è dedicata alla scuola e ai nostri giovani, proprio non abbiamo voluto rinunciare. Questa manifestazione per noi della ZKB è importante perché dedichiamo la giornata mondiale del risparmio ai nostri giovani, che sono il futuro della nostra società. E durante questa
giornata, ogni anno raccontiamo non solamente non la celebrazione del risparmio, ma vogliamo anche raccontare e dirvi quelli che sono i nostri valori cooperativi, quelli che sono i nostri principi. Per noi l'istruzione, l'ambiente, che il patrimonio è il bene comune più importante che abbiamo, la solidarietà, la vicinanza alle persone, la vicinanza alle imprese, alle associazioni del terzo settore, la conoscenza, sono dei valori importantissimi per ognuno di noi. E per chi non ci conosce, noi della ZKB siamo una piccola banca cooperativa con 14 filiali, ma con un grande cuore. Per noi, a differenza di altri istituti bancari, siamo una banca che ha la testa, le braccia e il cuore all'interno di questo bellissimo territorio che è l'ex provincia di Trieste e Gorizia. Na konzo svojega posega pa bi rače posedoval eno svoje idejo današnjega krajenca. Izkoristite trenutek, vsak trenutek, ki ga imate, in v teh dnevih zelo verjetno ste morali, so odpadli nekatere vaše popoldanske dejavnosti, vaši kakšni treningi, to pomeni, izkoristite ves trenutek, ki ga imate za študij, za spoznanje različnih kultur, za spoznanje različnih jezikov, saj pridobljeno znanje v teh šolskih letih vam bo v bodočnosti zelo pomagalo. Bodite radovedni v življenju, lotite se kakšnih novih zamisli, skušajte uresničiti tudi kakšno projekte. Saj vi, današnji nagrajenci, ste na pravi poti. In tako kot jaz vedno pravim, kdor je uspešen v življenju, je uspešen tudi. Kdor je uspešen v šoli, je uspešen tudi v življenju. Alla fine desidero dire ancora due parole ai nostri giovani. In questi tempi stiamo tutti rinunciando a qualche cosa. Voi sicuramente avete rinunciato, state rinunciando ai vostri allenamenti, a qualche attività pomeridiana. Approfittate il tempo che avete a disposizione per studiare, per imparare delle nuove lingue, per conoscere delle nuove culture. Siate dedicate molto tempo a voi stessi, alle vostre famiglie, ai vostri cari. Perché stiamo vivendo un periodo di grossi cambiamenti, però come la storia ci insegna, i cambiamenti sono anche portatori di nuove opportunità, di nuove sfide. E pertanto voi, cari studenti, siete nella buona strada. Se troverete delle difficoltà, se avrete delle incertezze, sono sicuro che saprete superarle. Pertanto continuate così, perché tra qualche anno avremo bisogno di voi. Hvala vsem, grazie a tutti. Hvala lepa, grazie Adriano. Svetovni dan varčevanja je priložnost, da razmislimo o našem odnosu do denarja in do drugih materialnih dobrin. Zmerna poraba in varčevanje sta najboljši zagotovili za dolgoročno varnost in kakovostno življenje. Quindi la giornata mondiale del risparmio è un'opportunità per riflettere sul nostro rapporto con il denaro e sui modi più prudenti di gestire i soldi ed altri beni materiali. Un consumo moderato ed il risparmio sono le migliori garanzie per una vita sicura e di qualità. Ta dan je tudi priložnost, da, kot smo že rekli, nagradimo zaslužne šolarje. È anche l'occasione giusta per premiare i giovani più meritevoli, come già detto. In kaj bodo prejeli v dar naši nagrajenci? Ecco cosa riceveranno in dono i premiati di quest'anno. La gestione del denaro è qualcosa che si impara, ma ci vuole lo strumento giusto. Se hai tra gli 11 e i 20 anni, c'è una carta prepagata gratuita, facile da ricaricare ovunque ti trovi e che ti permette di gestire i tuoi soldi in totale sicurezza. Fare pagamenti sul web, acquistare in negozio, prelevare in Italia e all'estero e puoi gestirla online in completa autonomia. Non perdere tempo. Ora o mai più. In torej za vstop v svet varčevanja in učenje, kako pravilno in odgovorno upravljati prve prihranke in stroške, ZKB Trst Gorica ponuja kartico OM Plus oziroma Ora Omaj Piu, ki je predplačniška kartica za vas, ki ste stari med 11 in 20 let, ste dinamični in vedno v stiku s prijatelji. Lahko jo napolnite in uporabite kadarkoli, kakorkoli in kjerkoli želite, tudi za spletne nakupe in v tujini. IBAN koda zagotavlja osnovne funkcije tekočega računa, z namensko aplikacijo pa lahko spremljate stanje in promet. In torej, OM Plus, OM Piu,
ora o mai più, no? To je to, veliko več kot navadna preplačniška kartica. E quindi, per cominciare ad imparare a gestire in modo corretto e responsabile i piccoli risparmi e le piccole spese, la ZKB Trieste Gorizia offre la carta OM+, ovvero ora o mai più, che è la carta prepagata per te che hai tra gli 11 e i 20 anni e sei dinamico e sempre in contatto con gli amici. Puoi caricarla e usarla quando, come e dove vuoi, anche su internet e all'estero. Il codice IBAN rende disponibili le principali funzionalità di un conto corrente. Inoltre, l'app dedicata permette di tenere sotto controllo saldo e traffico. E quindi, ricordatevelo bene, OM+, ovvero ora o mai più, molto più di una carta prepagata. Nato cartizo, bo banka, zekabeter zgorica, na casa la prispevek v višini 75 oziroma od 75 do 100 evrov in torej lahko rečemo, da tudi letos naša banka bo med zaslužnimi mladimi delila kar nekaj denarja. E insomma, su questa carta la ZKB Trieste Gorizia verserà un contributo tra i 75 e i 100 euro. Anche quest'anno quindi possiamo dire che la nostra banca distribuisce tra i giovani più meritevoli un bel po' di soldi, quindi un applauso per la ZKB Trieste Gorizia. Čas je zdaj da obelodanimo prvi sklop imen nagrajence in nagrajenk. Ste pripravljeni? Na vrsti so najprej osnovne in srednje šole na Goriškem, teh je skupno 11. Nagradili pa bomo 17 učencev in učenk. E quindi, se siete pronti, è giunto il momento di rendere nota la prima tranche di nomi dei premiati di quest'anno. Iniziamo con le 11 scuole elementari e medie di Gorizia e sul mio elenco ci sono 17 nomi. Predem se lotimo nagrajevanja, dajmo dobrodošlico eni izmed ravnateljic, ki seveda skupaj z ravnatelji vodijo naše šolske ustanove. Prima però di passare alla premiazione, andiamo a conoscere una delle dirigenti scolastiche che sono alla guida degli istituti scolastici sul nostro territorio. Ravnateljica več stopenske šole v Gorici, la preside dell'istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Gorizia, Mara Petaros. Spoštovani starši, dragi učenci, veselime da vas lahko danes pozdravim. Lepo je, da so se upravitelji Zadružne Kraške banke odločili, da kljub nenavadnim razmeram organizirajo ob svetovnem dnevu varčevanja posebno srečanje, pa čeprav samo nadaljavo, in nagradijo najboljše učence petih razredov osnovnih šol in najboljše male maturante. Biti najboljši ni enostavno. Za odličnost se je treba potruditi in je vsak dan nadgrajevati. Redno delo in trud, ki vlagate v študij, pa gotovo prinese sadove, ki se ne odražajo samo v dobri oceni ali v pohvali. Bolj kot odlična ocena je pomembno znanje, ki ste ga med šolanjem pridobili. Ocena je samo številka v spričevalu. Znanje pa je popotnica, ki vas bo spremljala skozi celo življenje in vam ga nihče ne more oduzeti. Samo če boste imeli veliko znanja, boste lahko bolj uspešno tekmovali za boljše delovno mesto. Znanje pridobivamo skozi celo življenje. Vedno se moramo učiti kaj novega. Najboljše obdobje za učenje pa je nedvomno otroštvo. In vi, dragi učenci, imate sedaj idealne pogoje, da se čim več naučite. Izkoristite čas, ki vam je dan, na najboljši možen način. Redno hodite v šolo in se tam čim več učite, obiskujte tečaje tujih jezikov, igrajte kak glasbeni inštrument, gojite ga kot športno panogo, pojte v zboru, razvijajte svoje zanimanja. Nikakor pa ne smete pozabiti na družine s prijatelji. V tem nenavadnem času, ko so nam številne dejavnosti prepovedane, pa berite knjige. Branje vam bo razširilo obzorja. Spoznali boste nove junake, okrepili boste svoj besedni zaklad. In vse to vam bo pomagalo, da boste tudi v šoli uspešni učenci. Med vsemi temi dejavnostmi boste pridobili znanje in veščine, ki vas bodo na to spremljale skozi celo življenje. Svoja znanja širite na vseh področjih, saj je življenje zelo nepredvidljivo. Nikoli se ne ve, kako se lahko življenje obrne in kdaj boste lahko znanje, ki ste ga pridobili morda pred 10 ali več leti, se pridom uporabili. In ne pozabite, da tudi v koronov času velja slovenski pregovor. Kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Gospa ravnateljica, najlepša hvala. Signora Presite, grazie mille. Zdaj pa je res čas, da nagradimo
najboljše učenke in učence goriških osnovnih in srednjih šol. E quindi è giunto il momento di premiare, di elencare i nomi dei premiati per le scuole elementari e medie di Gorizia con lingua di insegnamento slovena. Spisek se začne takole. Lep aplauz torej za prvo punco, ki virtualno stopi na oder zmagovalcev, in to je Mara Telesforo, ki obiskuje oziroma je obiskovala osnovno šolo Oton Župančič Gorica. Tudi Gabriele Fusto je bil lansko leto učenec te šole in torej iskrene čestitke Gabriele Fusto, osnovna šola Oton Župančič Gorica. Nadaljujemo kar na tak način in s tem ritmom. Lucija Vertovec, osnovna šola Frane Rjavec Štandreš. Iskrene čestitke tudi tebi, draga Lucija, lep aplauz. In potem Gabriele Falčikija, osnovna šola Alojz Gradnik Števerjan. Naslednji je Leonardo Prestento, osnovna šola Ludvik Zorzut Bračan. In še tako naprej, Biče Astolfi, osnovna šola Ljubka Šorli Romjan. In ravno tako obiskuje oziroma je obiskoval osnovno šolo Ljubke Šorli, ki je v Romjanu, tudi Samuele Ortolano. Bravo, Samuele, iskrene čestitke. In še na spisku osnovnošolcev je tudi Anna Krasnič, osnovna šola Peter Budkovič Domen Sovodnje. In potem Liam Gorjan, osnovna šola Prežihov Voranc Dobrdob. Ja, še enega osnovnošolca imamo za zdaj, in sicer to je Samuel Campo Dall'Orto, osnovna šola Vrh. Zdaj pa nekaj srednješolcev oziroma nekaj učencev in učenk, ki so lani obiskovali oziroma obiskovale tretji razred nižje srednje šole in so letos po vsej verjetnosti na višji srednji šoli. In torej, nagrado ZKB ob svetovnem dnevu varčevanja letos prejme Anisija Volčič, nižja srednja šola Ivan Trinko Gorica. Tudi naslednja tri imena izhajata iz te šole, torej še vedno praznujemo nižjo srednjo šolo Ivana Trinka, ki je v Gorici, in to z naslednjimi dijaki oziroma učenci, bolje rečeno, in učenkami. To so Edit Terčič, iskrene čestitke, Martina Contino, brava, tako naprej, oziroma bravo, tako naprej, po slovensko, in še Gregor Antoni, čestitamo. Zdaj pa srednja šola v Dobrdobu. Dva imena oziroma dva priimka. Aliče Sigoni in Milena Gergolet. Iskrene čestitke. In zaključimo še z enim učencem, ki predstavlja osnovno šolo Josip Abram Peuma, in to je Elija Primozik. Iskrene čestitke. Zakaj je Elijo na koncu? Ja, ker Elija je v tem trenutku povezan z nami. Vem, da je športnik, zato ga bomo nekaj vprašali. E quindi abbiamo concluso il nostro elenco dei primi premiati che frequentano le scuole elementari e medie della provincia di Gorizia, scuole con lingua di insegnamento slovena. E abbiamo citato Elia come ultimo, apposta, perché so che Elia in questo momento ci sta ascoltando ed è in collegamento con noi. Si tratta di uno sportivo, quindi vediamo un po' cosa ha da dirci. Elia, vem da si športnik in baje, da imaš rad tennis. Elia, so che ti piace lo sport e in particolare il tennis, quindi come mai hai scelto questa disciplina? Torej, všeč ti je tennis, kaj ti pomeni ta sport? Tennis je za me zelo važen šport, ker ko sem bil majhen, mi je bil veliko všeč, ampak nisem vedel, če bom lahko, recimo, vadil. Ampak sem en dan starši poskušal tenis in sem si in mi je bil zelo všeč. Odlično, veš, da danes govorimo o varčevanju in torej te vprašam, če se tudi v tenisu lahko varčuje. Mogoče z energijo? Ja, v tenisu se lahko varčujemo energijo. Moramo varčevati energijo, ker če ne, si ne ve nikoli, koliko bojo dolge tekme. Ja, nekatere tekme v tenisu so res predolge, drži.
No in tudi lepe spomine lahko varčujemo, v smislu, da jih lahko hranimo v srcu in jih tu pa tam prikličemo na dan. Torej, zaupaj mi, prosim, svoj najlepši počitnički spomin. Kje in kako si preživel svoje najlepše počitnice? Meni lepši počitnički spomin je bil lansko poletje, ko sem šel v Pariz z družino. Bilo mi všeč, ker smo šli dva tedna v Pariz in smo videli dosti muzeju in važnih krajev. In potem smo šli tudi en dan v Disneyland in se zabavali. Kako fajn, lepo, zelo me veseli. Povej še to, zdaj si v prvi srednji, torej obiskuješ prvo srednjo. Kateri je tvoj najljubši predmet? Moji najljubši predmeti sta matematika in zgodovina. Matematika mi je zelo všeč, ker je treba razmišljati in sem si zelo navdušil na matematiko v petih letih na osnovni šoli. Zgodovina mi je zelo všeč, ker je lahko zelo zanimiva in se naučiš ogromno stvari. Elija Primozik, najlepša hvala in iskrene čestitke za vse tvoje uspehe. Grazie Elija e complimenti. Hvala. A ste se kdaj vprašali, kaj sploh pomeni beseda varčevanje in zakaj je pomembno, da varčujemo? Vi siete mai chiesti cosa significhi la parola risparmio e perché è importante risparmiare? Per saperne di più su questo tema, vi consiglio di seguire attentamente l'intervento della nostra prossima ospite, la psicologa ed esperta di comunicazione tra le persone, Eva Campi. Vabim vas torej k ogledu novega posnetka, o varčevanju bo spregovorila psihologinja Eva Campi. Buongiorno a tutti, dobrodošli vsem. Io sono Eva Campi, sono una psicologa e per mestiere cerco di far parlare meglio le persone, comunicare meglio tra loro. Allora oggi, grazie innanzitutto per l'invito a partecipare a questa giornata così importante, soprattutto per voi e per le vostre famiglie, ragioneremo proprio su questa parola, sulla parola risparmio. Vado a condividere con voi anche qualche slide che ci aiuterà a seguire questo corso. Allora, parola risparmio. Risparmio, se andiamo a vedere nel vocabolario Treccani, che senza dubbio avete usato anche a scuola, la sua definizione è proprio questa, cioè il fatto di risparmiare, di astenersi, cioè dall'usare, dal consumare una cosa posseduta o di limitarne l'uso per varie ragioni o scopi. Noi conosciamo molto bene il concetto di risparmio di denaro, di soldi, ma esiste anche il concetto di risparmio di cibi, di vestiti, di carta e di energia. La stessa cosa, ovviamente, vale anche per lo sloveno. Anzi, vi dirò che in sloveno ci sono anche due parole che amplificano ancora meglio questi concetti, no? Di mettere da parte, di mantenere, e con la possibilità di usare appunto il risparmio in un'altra occasione, in un altro momento, no? Prihraniti e ohraniti. Però abbiamo detto che non c'è soltanto il risparmio di denaro, c'è anche il risparmio, ad esempio, della fatica. E voi sapete che gran parte delle scoperte tecnologiche che l'uomo ha fatto, lo ha fatto proprio per far risparmiare fatica alla gente. Un esempio è l'esempio della lavatrice. La lavatrice che noi utilizziamo a casa, soprattutto magari le vostre mamme, i vostri genitori la utilizzano, in realtà è stato un esempio di come l'elettrodomestico, la tecnologia e quindi la ricerca anche della tecnologia ha fatto in modo di risparmiare, in questo caso, fatica e quindi liberare del tempo e fare in modo che le massaie, una volta soprattutto, non fossero così affaticate. Però si può anche risparmiare qualcosa d'altro. Sicuramente voi conoscete l'importanza del risparmio dei beni naturali e quindi dell'importanza dell'ecologia, del risparmio della carta, risparmio dell'energia, l'immagazzinamento anche dell'energia dell'acqua, del sole. Quindi attorno alla parola risparmio si sviluppano anche dei settori industriali importantissimi.
dove lo scopo è proprio quello di immagazzinare, fare deposito, fare in modo che queste risorse poi vengano spese meglio o comunque preservate. Però c'è anche un altro concetto di risparmio che è molto importante, il concetto di tempo e anche di energia, però un altro tipo di energia, non solo quella solare o elettrica. Il concetto di tempo, di velocità e anche di conoscenza. Sapete, è proprio per questo che, ad esempio, è stato inventato Internet. Il World Wide Web è stato inventato per fare che cosa? Per fare in modo di risparmiare tempo nelle ricerche, nel condividere informazioni e conoscenza in tutto quanto il mondo, affinché appunto le persone riuscissero a condividere con più facilità all'inizio scoperte scientifiche. E poi, come noi sappiamo, l'internet, il web, lo utilizziamo adesso per tantissimi aspetti della nostra vita, sia culturali, sia di svago, e insomma, e certamente lo conoscete benissimo, ecco, no? come si utilizza al meglio internet. Dopo vediamo anche se magari lo sapete proprio bene. Però questo risparmio di tempo e di energia ha a che fare anche con cosa? Anche proprio con il risparmio della fatica mentale, nel senso che ora con il digitale noi abbiamo la possibilità di avere a disposizione tantissime informazioni, tantissima conoscenza che un tempo era molto più difficile avere o comunque presupponeva senza dubbio un investimento di tempo molto molto maggiore. Però c'è un concetto ecco, che si sposa anche con il risparmio e che è il suo contrario, no? Cioè senza risparmio. E anche qui, quando noi andiamo a vedere la descrizione nel vocabolario, è molto interessante vedere come il concetto di senza risparmio viene utilizzato. Ecco che troviamo una frase di questo tipo: cercò di convincerlo senza risparmio di parole, di argomenti, usandone e portandone in modo dalla propria parte le persone. Ecco, il nostro desiderio di convincere gli altri, no, senza risparmiarsi, succede ogni volta che vogliamo convincere un amico che abbiamo ragione, o vogliamo convincere ad esempio i nostri genitori a permetterci di fare un qualcosa che magari non sono tanto propensi a fare. E questa capacità poi anche di convincere, di persuadere, di usare argomenti senza risparmio, sarà una caratteristica che vi servirà tantissimo anche quando andrete a cercare un lavoro, perché dovrete comunque confrontarvi con una persona che vi farà un sacco di domande e voi dovrete riuscire a convincerla. Senza dubbio, poi c'è un'altra espressione che conoscerete: senza risparmio di complimenti e anche di cortesia. Ecco, questo forse uno degli aspetti più belli, no? Quando noi vogliamo bene a qualcuno, non ci risparmiamo in coccole, in abbracci, in messaggi, in parole, in congratulazioni. Ecco, quanto è importante anche quando un amico, un vostro compagno di classe raggiunge un successo, complimentarsi e non risparmiarsi proprio, no? Le proprie energie proprio per dirgli bravo o brava perché hai raggiunto questo successo. E vedete, è talmente tanto importante fare questo perché in realtà soprattutto nel mondo digitale, laddove soprattutto i social, ma anche il vostro WhatsApp, che è un piccolo social media ma ha tutte le funzioni, anche quelli che magari sono utilizzati da chi è un po' più grande, succede un qualcosa di non tanto bello, cioè che invece che non risparmiarsi in complimenti e in cortesie, ci sono persone invece che sono gli hater, sono persone che invece bullizzano e non fanno assolutamente complimenti, ma anzi denigrano gli altri, gli dicono le parolacce. E noi sappiamo benissimo che questo atteggiamento crea che cosa? Crea tanto dolore, crea tanta sofferenza. Quindi ecco, questo è una cosa che assolutamente noi dobbiamo cercare di non fare, ma anzi lavorare all'opposto, cioè lavorare sui complimenti, lavorare su un modo di comunicare senza risparmio, nel modo più ecologico, trasparente
e soprattutto rispettoso possibile. Ecco che da qui è nato il manifesto della comunicazione nello stile, che probabilmente qualcuno di voi ha anche a scuola. Ecco, questa è la versione in sloveno. Nasce proprio per questo, per fare in modo che le persone comunichino nel web senza risparmio, ma in termini proprio di rispetto con le parole giuste, senza denigrare o offendere nessuno. Ma senza risparmio lo possiamo utilizzare come espressione anche quando diciamo che ci prodighiamo, no? Che ci spendiamo, che investiamo tutte le nostre energie senza avere riguardo di noi, quindi con generosità. Ecco, questo probabilmente è uno degli aspetti che a me piacciono di più. Perché? Perché quando noi ci prodighiamo senza risparmio, come ad esempio quando studiamo, quando la nostra curiosità ci porta ad accrescere la nostra conoscenza, ecco che raggiungiamo i risultati, e sono i risultati che voi oggi celebrate giustamente. Ma poi c'è anche un altro aspetto, e quando noi vogliamo bene, quando esprimiamo i sentimenti, quando ci prodighiamo per gli altri e li aiutiamo, agli amici, i parenti, i genitori, i nonni, questo ci fa sentire veramente bene ed è, come dire, un'azione, ecco, che noi dobbiamo fare senza risparmio e soprattutto dimostrare quelli che sono i nostri sentimenti con generosità. Ecco, se c'è una cosa che noi dobbiamo cercare di non lesinare è proprio il fatto di essere generosi, soprattutto in questo momento in cui anche un sorriso, un gesto un po' più cortese, un gesto un po' più attento, no? All'altro può fare una grandissima, grandissima differenza. Quindi vedete bene che attorno al risparmio ruota tantissima della storia dell'essere umano, che ha sempre cercato di, come dire, mantenere le sue risorse, e dall'altra parte ha sempre capito bene quanto è importante spenderle nel giusto modo e nella giusta direzione. Quindi non mi resta altro che dirvi una delle parole più belle e la parola più importante, che è Hvala, grazie a voi, e soprattutto tanti complimenti per questo vostro successo, e risparmiate con giudizio. Ma Hvala a lei, dottoressa Campi, seguirò il suo consiglio solo in parte, se posso permettermi, perché per ora non voglio risparmiarmi nell'annunciare con entusiasmo la seconda parte della nostra consegna di premi online in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio qui dalla ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia. In tore že je čas za nov sklop nagrajevanja, na vrsti je prvi del tržaških osnovnih in srednjih šol za skupno 59 nagrajencev in nagrajenk. Andiamo a premiare la prima parte degli alunni e studenti delle scuole elementari e medie della provincia di Trieste. In totale abbiamo 59 nomi. Pred samim nagrajevanjem predamo besedo ravnateljci več stopenske šole na tržaškem krasu. Prima di passare all'elenco dei giovani da premiare, diamo la parola alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Altipiano, Raffaella Novella. Buongiorno, mi è stato richiesto, ecco, di riflettere per questo mio breve intervento sul tema del risparmio. Da dirigente scolastico di un istituto comprensivo mi sento di rispondere in questi termini, o meglio valutando quello che può essere il veicolo necessario, imprescindibile al tema proposto. E mi sono risposta, la risposta che mi sono data è che il risparmio non può che nascere da un'educazione al rispetto di quello che ci circonda, e l'educazione a sua volta è il frutto di una conoscenza approfondita e multidisciplinare della realtà, anche storica, ed è il frutto della maturazione di un senso di responsabilità individuale e civica, ed è anche il frutto di una capacità di analisi critica. Ecco, in questo senso io credo che la scuola abbia un ruolo fondamentale, centrale,
soprattutto in un istituto comprensivo nel quale noi accogliamo bambini dai 3 anni e li portiamo in un percorso di sviluppo e di crescita personale e didattica, diciamo così, più strettamente scolastica, fino ai 13-14 anni. E, mi piace citare a questo proposito l'articolo 1 di un decreto, un DPR del 1998 intitolato Statuto delle studentesse e degli studenti, che mi ha sempre molto affascinato all'interno della normativa scolastica. L'articolo 1, che cito brevemente, recita: la scuola è il luogo di formazione ed educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di una coscienza critica. Ecco, io credo che lo studio educhi, in questo senso lo studio dunque educa, e quello che noi possiamo fare come scuola è quello di creare i presupposti affinché il tema di risparmio e altri temi legati alla responsabilità venga maturato in un percorso lungo del primo ciclo, che dura molti anni, per creare cittadini consapevoli, cittadini attivi e consapevoli. E, ringrazio e concludo ringraziando ovviamente la banca, che da anni sostiene le eccellenze del nostro istituto, gli studenti più meritevoli che escono dalla primaria e dalla terza media, dal terzo anno della scuola secondaria del nostro istituto, perché credo che questo vada al di là di un riconoscimento individuale, sicuramente importante, ma sia proprio un riconoscimento in generale al ruolo che la scuola ha e spero continui ad avere nella società. Ringrazio tutti, arrivederci. Grazie mille a Raffaella Novel, ed ora siamo giunti alla seconda parte della nostra premiazione. Hvala lepa ravnateljici Novel, zdaj pa je pred nami drugi del nagrajevanja. Osnovne in srednje šole na Tržaškem, scuole elementari e medie della provincia di Trieste. Ecco coloro che riceveranno il contributo della ZKB Trieste Gorizia. In torej prejmejo prispevek Zadružne Kraške banke Trst Gorica naslednji učenci oziroma naslednje učenke. Daniel Razem, osnovna šola Prežihov Voranc, iskrene čestitke. Kimi Krizmanič, osnovna šola Fran Venturini, bravo. Erik Bozzato, osnovna šola Ivan Trinko Zamejski, odlično. Lorenzo Balbi, osnovna šola Albin Bubnič. In še Leon Vatovac, scuola elementare Santa Croce, bravo Leon. Alessio Tomasini, scuola elementare Giovanni Pascoli Sistiana. E poi Agnese Ricci, scuola elementare Dante Alighieri Duino. Nagrado ZKB prejme tudi Sara Kutin, osnovna šola Alois Gradnik. In tudi Emil Čebulec, osnovna šola France Bevk. Nagrado in aplavz si zasluži tudi Jasna Sedmak, osnovna šola Albert Sirk. Prispevek ZKB prejme tudi Nikolaj Pieri, osnovna šola August Černigoj. Prispevek prejme tudi Martina Kaliči, osnovna šola Pinko Tomažič. E si va avanti con altri nomi ed altri applausi, complimenti anche a Eva Conte della scuola elementare De Grassi. Il contributo della ZKB va anche a Giacomo Vattovani della scuola elementare Julius Cughi e ancora Luca Sartore, scuola elementare Carlo Lona. Sempre della Carlo Lona anche Ginevra Vitta, complimenti, avanti così. E ancora Nathan Herman, scuola elementare Giacomo Venezian. E siamo ora giunti a Margherita Luglio, scuola elementare Umberto Pacifico.
Naslednja pa je na vrsti Stella Manti, osnovna šola Stanko Gruden. Iskrene čestitke. In še Hasan Paškulin Martini, osnovna šola Virgil Šček. In nadaljujemo, imamo še dve imeni za osnovne šole, ancora due nomi per le scuole elementari. Najprej Dajana Lakovič, osnovna šola Josip Jurčič, in Veronika Rebec, osnovna šola 1. maj 1945, Lojze Gorast Kokoravec. E adesso alcuni nomi per quanto riguarda le scuole medie. Zdaj nekaj nagrajenk in nagrajencev za srednje šole. Scuola media Muzio de Tommasini. Abbiamo diversi nomi da questa scuola. Rocco Bernovic. Bravo, bel applauso. Samuela Ravalico. Complimenti. Giulia Spano. Annalisa Tromba. Brava. Enea Massimo Sardo. E per quanto riguarda questa prima parte delle scuole della provincia di Trieste, in kar zadeva seveda ta prvi del osnovnih in srednjih šol na Tržaškem, della scuola media Muzio de Tommasini, Corinna Luciana Schleifer. Complimenti. In vem, da prav slednja bo v naši družbi v naslednjih sekundah, glede na to, da je povezana z nami, samo da preverim. Aha. Quest'ultima, quindi Corinna Schleifer è in collegamento con noi in questo momento. Ciao Corinna, benvenuta, come stai? Bene, grazie. Allora, raccontami un po' come hai vissuto il tuo ultimo anno scolastico alle medie. Presumo che sia stato un anno un po' difficile. Sì, è stato un anno un po' complicato. Comunque alla fine non siamo riusciti a svolgerlo come pensavamo per via del Covid. Ma comunque penso che la scuola sia riuscita ad organizzare tutto abbastanza bene, abbastanza velocemente, vista l'emergenza. Io mi sono trovata bene, in realtà anche in didattica a distanza, ho visto tutto abbastanza organizzato. Cioè, a me non è mancata molto. Preferivo anche in didattica a distanza, io mi sono trovata meglio, forse. Cioè, mi sono riuscita ad organizzare meglio tra scuola, compiti, tempo libero. E quindi secondo me è stata una nuova esperienza. Bene, mi fa piacere sentirlo. E com'è stato il passaggio invece alle scuole superiori? Ah, io ho scelto il liceo classico Petrarca e in realtà ero molto indecisa sulla scelta, infatti ho scelto proprio all'ultimo momento, ma sono molto soddisfatta della scuola che ho scelto. Ci sono bravi insegnanti, buoni compagni comunque e mi trovo molto bene. Ho una domanda un po' difficile. Sai già cosa farai da grande? Ovvero quando finirà questa esperienza formativa? Non so, non ho ancora pensato, ma spero di trovare qualcosa che mi piaccia. E cosa ti piace fare quindi? Se hai scelto il classico, evidentemente ti piacciono le scienze umanistiche, quindi l'italiano, piuttosto che la bellezza della parola. Ma io in realtà ho scelto il classico perché secondo me a livello culturale ti riempie. Ma sì, anche la musica mi piace molto, infatti ho suonato il pianoforte e il violino per molti anni, adesso ho smesso, ma comunque mi piace molto e non so che cosa farò. Bene, grazie Corinna per il tuo tempo. Ti auguro comunque una vita piena di successi e con tanta musica e tante soddisfazioni. Ciao! Grazie a lei. Hvala lepa, tako smo pozdravili tudi Corinno in zdaj nekaj novega za vas. Pandemija COVID-19 je spremenila naše navade. Spremenila je seveda tudi vaša življenja, dragi učenci in drage učenke. Spoznali ste, na primer, učenje na daljavo, ki ni prav enostavna zadeva, a ne? V tem zapletenem obdobju je Zadružna Kraška banka Trst Gorica priskočila na pomoč šolam in družinam in omogočila nemoten potek pouka na daljavo preko projekta Digitalne šole. E quindi, cari ragazzi, qualcosa di diverso e nuovo per voi adesso,
Dicevo che la pandemia di Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini, sicuramente è così, e ha anche cambiato le vostre vite. Avete scoperto la didattica a distanza, ad esempio, che non è esattamente una cosa facile, è così. In questo complicato periodo, la ZKB, Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia, è intervenuta in aiuto delle scuole e delle famiglie, contribuendo al regolare svolgimento delle lezioni a distanza attraverso il progetto della scuola digitale. Već o tem projektu nam bo povedal naš naslednji gost, Marko Petelin. Scopriamo di più su questo progetto con il nostro prossimo ospite, ovvero Marko Petelin. Buongiorno, le pozdrav vsem. Ime mi je Marko Petelin, sem član upravnega odbora pri Zadružni Kraški banki ter v življenju sem upravitelj podjetja, ki se bavi s informacijsko tehnologijo. V dobi COVID-a, med prvim lockdownom, sem vodil projekt Digitalna šola Pikait in to je projekt prav, ki nastal zaradi izobraževanja na razdaljo. Vsi vemo, da to je težavno, imamo na razpolago platforme, kot sta lahko Google Classroom in Edmodo, a na razpolago imamo še veliko drugih pripomočkov. Pravkar tehnologija, digitalna kultura je nekaj novega med našimi šolami, smo si zamislili ta projekt, s katerim nudimo podporo dijakom ter profesorjem, da uporabljajo bolje ta tehnološka orodja. Torej na portal smo dodali razne sekcije, ki nudijo digitalno gradivo za šolanje ter podporno vadnice, kako uporabljati nove pripomočke za učenje s pomočjo tehnologije. Tehnologija na prvi pogled, na primer prav za šolo na razdaljo, zna biti komplicirana, v resnici to je bodočnost naših šol. Tehnologija pomaga, da se lahko naučimo več stvari, tudi na bolj kreativen in interaktiven način. Prav tako tehnologija je temelj za varčevanje v bodočnosti. Če pomislimo na tehnologijo pri uporabi tehnologije za energetske vire, tehnologije za varčevanje elektrike ali ogrevanja na naših domovih. Tehnologija, da ni treba, da tiskamo na papir in tako tudi obdržimo naše gozdove. Torej, tehnologija brez dvoma nudi in pomaga veliko za varčevanje v veliko panogah. Na našem portalu digitalnašola.it, ki trenutno je samo v slovenščini, ima že snujemo, da bi ga razvili, nadgradili tudi za italijanske šole, bomo objavili tudi gradiva in informacije, kako upravljati varčevanje in to seveda tudi hvala tehnologiji. Hvala za pozornost. Hvala lepa, Marko, in iskrene čestitke za vložen trud. Grazie mille a Marko e complimenti. E adesso vai con l'ultima parte della premiazione con altre scuole elementari e medie della provincia di Trieste. Nadaljujemo torej z nagrajevanjem. V tem tretjem delu bomo spoznali nove nagrajence in nove nagrajenke, ki obiskujejo slovenske in italijanske šole na Tržaškem. Pred tem pa bomo zmotili še eno ravnateljico. Prima di tutto ciò, quindi prima di premiare altri studenti meritevoli delle scuole elementari e medie con lingua di insegnamento slovena o italiana qui nella provincia di Trieste, ci vediamo il saluto di un ultimo dirigente scolastico, Lučka Križmančić, ravnateljica Već stopenske šole Josip Pangerc Dolina, preside dell'istituto comprensivo Josip Pangerc di Dolina. Prosim. Dobar dan vsem.
Delenbačevanje sta najmočnejša in najvažnejša dejavnika na poti k blaginji, k napredku, a bi rekla tudi k dostojanstvu vsakega posameznika ter družbe kot celote. Še posebno v današnjem obdobju, ko marsikatera gostilna, restauracija, knjigarna, knjižnica in še bi lahko naštevala, zapira zaradi omejitev, s katerimi država upa, da se bo zdravstveno stanje izboljšalo. Veste, Zadružna Kaška banka Trst Gorica se vsako leto ob svetovnem dnevu varčevanja spomni na vas, dragi učenci in učenke, in skuša podčrtati vrednote, ki so zelo blizu našim vrednotam naše banke. Vrednote banke, se boste vprašali, seveda, ker tudi banka skrbi za sodelovanje, vzajemnost, solidarnost, povezava s prostorom, v katerem živimo. In pomaga tudi šolam z bančnimi prispevki, podkrepi dejavnosti in projekte, ki jih šolniki pripravijo za učence in učence, da bodo kvalitetnejše sprejemali in spoznavali nove vsebine. Prav gotovo marsikdo od vas dobi denar ob kakšni priložnosti, za rojstni dan, praznik, za lepo oceno ali šolski uspeh. Večji dobijo lahko tudi že žepnino. In lahko s tem denarjem varčujemo, da si bomo kaj kupili, ali pa varčujemo denar na bančni knjižnici, da bo vsota postajala iz dneva v dneva večja. In tudi v družinah verjetno gotovo varčujejo za morebitne nepričakovane dogodke, lahko tudi za zobozdravnik, popravila v hiši, velike nakupi kot dodatna stanovanja, vozila, potovanja, izobraževanja. Družine lahko varčujejo tudi za vas, da vas pošljejo na izobraževanje v tujino, na primer. Potrebujemo ga povsod, za vsako stvar. In prav vi, najstniki, se že zgodaj začenjate zavedati, kako pomemben je denar. Čeprav v otroštvu skrbijo za vaš denar najprej starši, ampak potem tudi šola in v tem primeru tudi banka, ki vas vsi skupaj začenjamo učiti, kako odgovorno ravnati z denarjem. Zaključim s željo, da naj vam ta bančni prispevek, ki je za vašo zaslužnost na šolskem področju, da novega elana za nadaljne študijske poti in naj vam bo spodbudo za nadaljne varčevanje na vaši kulturni poti. Čestitam, srečno in zdravo naprej. Gospa ravnateljica, hvala lepa. Grazie mille alla signora Križmančič. In zdaj tretji del nagrajevanja, la terza parte, quindi della consegna dei premi. Con tanti altri nomi, imamo še veliko imen. Na tem spisku je več dijakov oziroma učencev nižjih srednjih šol. Su questa lista ci sono un po' più di nomi che riguardano le scuole medie. Začnimo pa pri osnovnih šolah. Iniziamo però con le scuole elementari. In torej prispevek, nagrado Zadružne Kraške banke Trst Gorica prejme il contributo, il premio in occasione della giornata mondiale del risparmio della ZKB Trieste Gorizia riceve Matilde Benko, osnovna šola Ivan Grbec, Marica Gregorčič, Stepančič. In še iskrene čestitke tudi naslednji učenki. In to je Mina Živanović, osnovna šola Josip Ribičič. Bravo, bravo in lep aplavz tudi za prihodnje ime in prihodni priimek. Na tem spisku je tudi Nikol Kralj, osnovna šola Otom Župančič. Prispevek prejme tudi, quindi il contributo va anche a Nina Gelfi, Franzelenski Finžgar, še vedno osnovna šola. E adesso abbiamo due nomi della scuola elementare Edmondo De Amicis, quindi il vostro applauso e il vostro abbraccio virtuale va anche a Alice Mora, complimenti, e poi a Giulia Barbariol. Così si fa. E adesso abbiamo un nome che riguarda la scuola elementare Emilio Zamola, ovvero stiamo parlando di Giulia De Gasperi. Brava, complimenti anche a lei. Ancora un paio di nomi per quanto riguarda le scuole elementari. Torej še nekaj imen glede osnovnih šol. In torej naslednje ime je tole, ecco il prossimo nome. Giorgia Crasti, scuola elementare Ada Loreti.
E infine, in za konec, za osnovne šole, Petra Zennaro, osnovna šola Fran Milčiški. Ponavljam še enkrat, če sem slabo izgovoril ime šole, Fran Milčiški. Tudi maska ne pomaga, se opravičujem. No, pa lahko nadaljujemo, in sicer z imeni srednjih šolcev. Govorimo seveda o tistih, ki so obiskovali, ki so hodili na srednjo šolo lani in so letos že na višji šoli. Quindi in giunto momento adesso di affrontare i nomi di coloro che fino all'anno scorso frequentavano le scuole medie. Quest'anno sono già alle superiori, chiaramente. E quindi dalla scuola media Nazario Sauro abbiamo diversi nomi. Il contributo ZKB va a Chiara Prodan, complimenti. E ancora Matteo Boscolo. Sempre della scuola media Nazario Sauro, anche Gaia Henry. Ancora due nomi per quanto riguarda la scuola media Nazario Sauro. Il primo tra i due è quello di Alessandro Ramani. Complimenti, vai. E ancora Alessio Sancin o Sancin. Bravo, complimenti. E vai così. Zdaj pa imamo nižjo srednjo šolo Srečka Kosovela občine. Na spisku je tudi Tadeja Gergolet. Bravo, Tadeja, iskrene čestitke. In še ena učenka nižje srednje šole Srečka Kosovela si zasluži letošnjo nagrado ob svetovnem dnevu varčevanja, ki jo podeljuje Zadružna Kraška banka Trzgorica. In sicer Tjaša Sossi. Bravo, Tjaša. Zdaj pa imamo dve imeni za nižjo srednjo šolo Fran Levstik Prosek. In sicer Anika Čivardi. Bravo, komplimenti, così si fa, odlično Anika, tako naprej. In enake besede seveda bom uporabil za naslednjo učenko, ki je zdaj že dijakinja, in to je Julia Viller. Adesso abbiamo tre studenti della scuola media Carlo De Marchesetti. Il primo è Giuliano Padovan. Bravo Giuliano, e vai. E poi Soraya Fakih. Spero di aver pronunciato bene il tuo cognome, cara Soraya. Ad ogni modo, i miei complimenti e avanti così. E per finire, Jana Stanissa della scuola media Carlo De Marchesetti. Zdaj pa tako. Imamo že nižjo srednjo šolo Simon Gregorčič. Štiri imena. Scuola media Gregorčič. Marco Felda. E vai Marco. E ancora in sé Aleš Savron. Iskrene čestitke. E poi in potem Sara Hlabian. Za konec, ko govorimo o nižji srednji šoli Simona Gregorčiča, še Nanika Smotlak. Iskrene čestitke. Zdaj pa nižja srednja šola Igo Gruden. Najprej Sara Komar. Bravo, Sara. Potem pa Julija Kante. Iskrene čestitke tudi Juliji. In zdaj nižja srednja šola Sveti Ciril in Metod Sveti Ivan. In sicer prejemnica nagrade je Melani Imperija. Bravo, Melani, komplimenti, tako naprej. Za nižjo srednjo šolo Sveti Ciril in Metod Katinara pa priznanje oziroma nagrado prejme Martina Cavotta. Ja, Martina Cavotta, yes. Tako se dela. In ob skorajšnjem zaključku e quasi alla fine per la scuola media Fulvio Tomica Sara Razem. Za konec pa še eno ime, per finire ancora un nome. In sicer Peter Stopar, nižja srednja šola Ivan Cankar. Iskrene čestitke. No, prav Peter je v tem trenutku povezan z nami. Proprio Peter in questo momento è collegato con noi. In torej da vidimo, če je Peter v naši družbi. Evo ga, eccolo qua. Živio Peter, zdravo, kako si? Dobar dan, vse dobro, hvala. No, dragi Peter, povej mi, kako si ti doživel svoje zadnje leto na srednji šoli? Kakšno je bilo to obdobje zate? Torej, zadnje leto je bilo seveda posebno.
Propolovico smo blu soli na skoro začetku druga poletja pa smo ostali doma. Meni didaktika nadaljavo ni preveč všeč, ker mi manjka stik s sošolci in profesori in mi je malo težje se koncentrirati. Vendar na koncu je šlo dobro, ker so tudi profesori nam pomagali, če kaj nismo razumeli in so nam dali manj nalog, ko smo imeli več spraševanj in tako dalje. In za maturo, ko sem pripravljal to predstavitev, sem imel enega profesorja, ki mi je stalno sledil. In če sem imel kakšno vprašanje, sem lahko vprašal njega. In smo tudi skupaj kaj poboljšali. Dobro, čestitke potem gredo tudi profesorjem. Ja. Ampak, če bi ti lahko spremenil to stanje, ki ga še vedno doživljamo, kako bi ga spremenil oziroma vprašanje je naslednje. Če bi ti bil minister za šolstvo, katera bi bila tvoja prva odločitev? Če bi bil jaz minister za šolstvo, bi na vse načine skušal, da bi bili učenci vsaj en dan na teden v šoli. To je bilo v veljavi za en teden in potem so ukinili tudi ta dan. Meni pa je bilo všeč, ker sem lahko vsaj en dan na teden se srečal s sošolci, profesori in smo pisali teste oziroma šolske naloge v šoli in smo se srečali, smo socializirali in je bilo bolj škodno. Odlično, vem, da zdaj igraš košarko, v preteklosti pa si igral tudi harmoniko. Posnemaj, prosim, za konec zvok harmonike. Kako dela harmonika? Oprosti, če ti težim s takimi vprašanji, ni problema, ne se sekirati, bom že jaz zapel, ne. Ta-ra-ta-ta-ta-ta, a ni tako, ne, to je pač harmonika, ki jo imamo radi. Hvala lepa, čau Peter. Na svidenje. Tako, drage gledalke in dragi gledalci, danes smo se nasmejali, naučili smo se nečesa novega in se veselili uspehov naših najmarljivejših petošolcev in petošolk ter malih maturantov in maturantk. Odkrili smo tudi, kaj pomeni varčevanje in zakaj je to pomembno. S pozitivno energijo pa nismo varčevali, ne? Tudi z dobro voljo, ne? In še enkrat smo potrdili dejstvo, da ko si zastavimo skupne cilje in se potrudimo, da bi nekaj dosegli, se lahko uresničijo naše najlepše sanje. Skupaj smo seveda močnejši, tako kot Zadružna Kraška banka Trzgorica, ki svojim delom združuje ljudi, društva, podjetja in ustanove med Sočo in morjem od Gorice do Milj. E allora, cari spettatori e care spettatrici del web, oggi abbiamo riso, abbiamo imparato qualcosa di nuovo e abbiamo gioito dei successi dei nostri alunni e studenti più meritevoli. Abbiamo anche scoperto cos'è il risparmio e perché è importante risparmiare. Ma non ci siamo risparmiati nell'affrontare la serata con tanta energia positiva e buona volontà, è vero? E ancora una volta abbiamo confermato il fatto che quando stabiliamo obiettivi comuni, quindi insieme, e ci sforziamo di realizzare qualcosa, i nostri sogni più belli possono diventare realtà. Insieme, sì, questo lo possiamo dire a gran voce, siamo più forti, come la ZKB Credito Cooperativo di Trieste Gorizia, che unisce persone, associazioni, aziende, istituzioni tra l'Isonzo e il mare, da Gorizia a Muggia. V imenu Zadružne Kraške banke Trzgorica se vam toplo zahvaljujem za pozornost. Lepo je, da smo se lahko družili kljub posebnim razmeram, čeprav nadaljavo ob svetovnem dnevu varčevanja.
Iskrene čestitke še enkrat vsem prejemnikom prispevka ZKB in njihovim družinam. Želim vam uspešno in zdravo življenje in seveda prijetno nadaljevanje večera. A nome della banca ZKB Credito Cooperativo Trieste Gorizia, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. È stato sicuramente bello festeggiare, stare insieme in occasione della giornata mondiale del risparmio, anche se a distanza. Sincere congratulazioni ancora una volta a tutti i beneficiari del contributo ZKB e alle loro famiglie. Vi auguro una vita sana e piena di successi e chiaramente anche una piacevole serata, o per meglio dire un piacevole proseguimento di serata. Za konec imam za vas še na svet. Pozor, varčujte denar, nikar pa ne varčujte z ljubeznijo. Per finire ho per voi un consiglio, ovvero risparmiate ma non lesinare sull'amore. Hvala lepa še enkrat vsem, grazie a tutti di nuovo, lepo zdrav. Ciao a tutti. La gestione del denaro è qualcosa che si impara, ma ci vuole lo strumento giusto. Se hai tra gli 11 e i 20 anni, c'è una carta prepagata gratuita, facile da ricaricare ovunque ti trovi e che ti permette di gestire i tuoi soldi in totale sicurezza. Fare pagamenti sul web, acquistare in negozio, prelevare in Italia e all'estero e puoi gestirla online in completa autonomia. Non perdere tempo. Ora o mai più.